Esprimo la mia totale solidarietà alle forze dell'ordine che a Napoli sono state aggredite questa notte da alcuni criminali durante la manifestazione contro il coprifuoco proprio in Campania. La solidarietà ai commercianti che volevano andare a manifestare pacificamente perché non sono stati loro a fare quelle azioni violente. La solidarietà a tutti i napoletani che hanno avuto paura. Queste immagini sono insopportabili. Sono insopportabili. Le state vedendo tutti, è violenza pura contro le forze dell'ordine, contro chi sta cercando di dare una mano in questo periodo difficile. Ma questo è un momento dell'unità e della collaborazione, perché se in Campania, se a Napoli stavano manifestando contro qualche cosa. E questo qualche cosa è stata una scelta presa dal presidente della regione, che dovrebbe invece rispondere prima a questi cittadini su come sta la sanità in Campania, su come stanno i trasporti in Campania, che probabilmente sono la conseguenza, o meglio la causa, la loro debolezza della sanità dei trasporti sono proprio la causa di una scelta di chiusura totale, con l'esasperazione e la paura di perdere il lavoro, di non poter più dare da mangiare i figli, pagare la scuola, pagare il mutuo in famiglia, perché se tu chiudi tutto perché la sanità e i trasporti pubblici devastati da anni sbagliati, sei in difficoltà. Quindi ci vuole collaborazione, non ci vuole neanche quella comunicazione violenta, forte, che il presidente De Luca ha portato avanti. Non ce ne vogliono di sceriffi, anche se fanno vincere l'elezione, ma ci vogliono persone concrete che prima della parola mettono avanti le azioni che non sono portate avanti. Ma non possiamo permetterci che ci possano essere manifestazioni di protesta ancora di questo tipo, perché hanno sfruttato i criminali una manifestazione pacifica per addentrarsi, per insinuarsi dentro quel corteo di manifestanti, per fare la violenza, l'azione di violenza soprattutto contro le forze dell'ordine che abbiamo visto. Per evitare questo ci vuole fiducia, e la fiducia va data e deve partire prima di tutto nelle istituzioni, tra un livello e l'altro di istituzione, perché abbiamo capito tutti che un presidente di regione può chiudere una scuola, può chiudere un quartiere, può chiudere una città o la regione stessa, tanto quanto il governo può fare altrettanto anche un sindaco, con dei livelli di amministrazione che creano un caos, e che se non esiste una cabina di regia, una catena di comando chiara, creano incertezza. Questa conseguenza di cortei è proprio questa conseguenza anche di un'incertezza. Quindi i primi che devono avere fiducia nei confronti delle istituzioni sono gli stessi governatori delle regioni, che devono avere fiducia nei confronti del governo, che si è dimostrato, nonostante le difficoltà a livello internazionale, ad essere il governo che meglio ha gestito questa crisi sanitaria causata dalla pandemia e anche questa crisi di natura economica. Oggi più che mai, con questo ritorno di una seconda ondata più forte del previsto, dobbiamo evitare casi di tensioni sociali, di sommosse popolari, e lo possiamo fare solo se tutti si levano la casacca politica e il colore politico e iniziano a portare avanti l'attività istituzionale che è loro preposta: sindaci, presidenti di regione e governo. Solo così ne usciamo, solo così ne usciamo prima e meglio. Senso di responsabilità, non ci vogliono sceriffi, non ci vogliono coloro che usano la comunicazione violenta dicendo chiudo tutto, lanciafiamme, lasciamo perdere. Questa comunicazione, azioni concrete che portano a un rafforzamento della sanità pubblica, via gli interessi particolari, via gli interessi privati, prima l'interesse pubblico. Di questo devono rispondere anche i presidenti di regione, non solo con le chiacchiere, ma con azioni concrete. L'utilizzo serio dei soldi pubblici per i medici di famiglia, infermieri, medicina territoriale, non si è fatto, diciamolo, ma questo lo risolveremo e ne entreremo politicamente più anche dopo, ma ora va... Si deve agire per tutelare la salute, stando uniti e collaborativi. Lo devono fare tutti e ne usciremo prima e meglio.